Un anno della propria vita. Spendere, investire 12 mesi della propria vita nel servizio civile universale. 365 giorni all'insegna del rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell'inclusione e dell'utilità sociale. Non è facile riuscire a descrivere le cose fatte in un anno di servizio civile al Parco Fluviale Gesso e Stura. A maggior ragione per me, che il dono della sintesi è di un altro pianeta. Ma, psst, avvicinati, che ora ti mostrerò quanto è stato fatto qui alla Casa del Fiume, in giro per il parco, in questi 12 mesi. Eccola. Ciao. Suona il telefono. Ring, 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 ring. Parco Fluviale, buongiorno. 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 Volevo solo presentare l'inizio. Ah, presente, presente. Prego. Ma come lo facciamo però? Presentazione. Allora, chi è Giovanna? Chi è Giovanna? Giovanna? Beh, no, scusa, Giovanna è qua. Giusto, Giovanna è la bici da città. Certo. Secondo me è Gazzella. Per forza. Dov'è John? John è lui. Eh beh, John è uno di carattere. Sì, guardalo. Andosca, oh. Cattivo. Che bullo. Cattivo, andando. Andiamo a farci la doccia. Sì. E anche a fare la doccia a Johnny. A Johnny, Johnny. Eccolo. Johnny Stecchino. E... Stop. Vediamo bici lavate e anche noi lavate. Alle 20 bici lavate? Sì, alle 20 bici lavate. Guarda come si costreggia tra le bici. Dopo tutti questi mesi. Guardala, guardala. Le bici, io il cavalletto. Cavalletto. Vale. Andare. La bella lavanderia. Tirare i fazzoletti. Tirare i bici. E riparco. Siamo in questa giungla urbana, vedete alle nostre spalle. Oggi siamo partite con questo fresco vento estivo, sì, 40 gradi all'ombra, fine luglio, e per fare questo bellissimo video del giro all'interno della città di Cuneo. In tenuta, scusate, ma devo inquadrarla perché... In tenuta da comparsa, guardate che professional. D'altra parte, quando uno c'ha la passione per le cose. Gli amici, Johnny e tu, come si chiama? Com'è? Chi è questo? Ma questo è Jack. Johnny e Jack, perfetto. Che cambiano ogni volta aspetto, tra l'altro. Beh, si cambieranno anche loro, faranno anche loro la doccia, penso. Renzi, buongiorno. Buongiorno. Come andiamo? Alla grande. Dai, raccontaci cosa andiamo a fare. Sì, oggi. Andiamo a farci un giro. Ignote, stiamo sentendo. Per me è assolutamente ignote, però sono contento di scoprirle. Perfetto, grazie. Prego. Fida, Elido, Marietto. Benzi, è il suo turno? No, non è il mio turno. Perché no? Continua tu. Dai. No. Sulle mani per questa discesa. No, io meglio che le tenga a volante, perché se faccio sulle mani... Bene. Buongiorno. Oggi giornata di analisi acque. Un caldo tremendo. No, abbiamo scelto bene, 27 gradi alle 9 di mattina. Regolare. Ma noi siamo fiduciose. E... Adesso partiamo. Modalità raggiungimento posto. Persone ginniche che passano. E stiamo parlando di Elison, non di me. Aspetta che ti faccio la roba, ne? Analizziamo le acque del
secondo laghetto di Tetto Lupo. Salve. E mi sono sopravvissuta, vuoi raccontarci l'esperienza? Siccome ci sono 35 gradi, abbiamo deciso di tenere i finestrini giù, siccome anche l'aria condizionata in questa panda non è che sia proprio di quale migliore. Però, venendo a Sant'Anselmo, c'è stata un'invasione di cavalletti. È come nella Bibbia. E 3 o 4 mi sono salite sulla cozza. Bene. Terza tappa di Sant'Anselmo, credo che ci prenderemo un po' di fresche e poi riandremo in quel del parco. Bene. Ciao. Non so te, ma io sono abbastanza provata dalla giornata. Possiamo sto cercando di convertire i video perché stiamo iniziando a lavorare per l'evento. Ci siamo muniti di una lavagna, fogli, computer, libri, un sacco di cose, e pazienza e caldo, perché ragazzi, a casa c'è benissimo. Ma sarà un successo. In questo anno non tutto è andato secondo i piani. Nelle realtà idilliache io ci credo poco. Sono gli imprevisti che danno a tutto il giusto sapore e nel mio caso la giusta dose di ansia. È inaspettato a farti crescere, non il programma della giornata. A fare questo video sono rimasta da sola, i miei prodi compagni di avventure e di tisane hanno preso strade della vita diverse, alternative, hanno fatto scelte diverse e nonostante non sempre la convivenza sia stata semplice, da ciascuno di loro ho imparato qualcosa e di questo li ringrazio. A voi, futuri servizi civili o casuali visitatori del parco fluviale Gesso e Stura, voglio fare un augurio. Quello di vivere nuove esperienze, emozioni ed avventure, in mezzo alla natura, sporcandovi le mani e sbucciandovi le ginocchia. Vi auguro di trovare sulla vostra strada, di servizi civili, ma in generale di cittadini del mondo, persone capaci di ispirarvi, ma anche in grado di mettervi alla prova, rafforzando la vostra tolleranza e pazienza, spingendovi a superare, ad andare al di là delle proprie idee e convinzioni. Vi auguro il meglio. Ciao, Marianna.